Buonasera a tutti e benvenuti nella pagina di Progetto Coscienza Cosmica. Presente, Oggi grazie. siamo alla seconda parte della trattazione di quel bellissimo libro che ho presentato insieme a questa persona che prima di essere un ricercatore è un amico e un fratello che adesso vi vado a presentare. Ossia Carmelo Papalino. Buonasera. Buonasera, ciao Sante, buonasera a tutti, buon venerdì, buonasera ragazzi, Buonasera bentornati. Carmelo. Come stai? Tutto bene? Beh, grazie a Dio abbastanza bene, dai, grazie a Dio sì, Bene. molto bene. No, ho visto che la puntata dell'altra volta è piaciuta molto, quindi abbiamo deciso di continuare queste puntate, no? Ci siamo sentiti subito dopo e ha fatto un bel successo, insomma, è piaciuto. Ci hanno scritto in privato, ci hanno chiesto i libri, quindi direi che è un'ottima cosa continuare, ecco. È vero, la richiesta dei libri mi è piaciuta molto, questa sì, tanto. Vuol dire che la gente comincia a pensare, comincia a chiedere e comincia magari a voler sapere di più e questo mi fa tanto piacere. Esatto. Ottimo, ottimo ragazzi. E poi ne abbiamo parlato e ci siamo detti che forse leggere tutto il libro pagina dopo pagina potrebbe risultare un po' noioso, perché alla fine uno dice il libro, io me lo mandate e me lo leggo. Quindi abbiamo pensato di, certo, non è che puoi scartare quasi niente da questo libro perché è tutto interessantissimo, però leggere lo spunto e poi commentarlo subito forse è ancora meglio, no, Carmelo? Questo sì, infatti, dai, questa sera parliamo, ho preso giusto, perché giustamente come avevo detto, questo libro è molto importante e siccome secondo me ci siamo fermati l'altra volta, abbiamo detto che dovevamo continuare dalla potenza delle navi spaziali. Ecco, e poi dopo avevo preso questo pezzettino che è il miracolo di Egitto. Poi dopo se tutti quanti avete una Bibbia a casa, se volete confrontarlo, lo potete anche benissimo fare. Ecco, sono questi due pezzettini che vedremo questa sera e poi ci fermiamo, così li possiamo anche commentare. Sono giusto due, tre, sono tre paginette che li possiamo commentare anche insieme. Molto, molto belle, molto affascinanti. Quindi se Carmelo, avete a casa potete controllare quello che diciamo. Dimmi, Sante. prima di iniziare, magari per chi non ti conosce, se vuoi presentarti un pochino, soprattutto magari spiegandoci com'è che ti ritrovi in questa realtà, perché sai, almeno per quanto mi riguarda, quando ne parlo la gente ti prende un po' per matto, anche se non ci interessa. Però dietro l'inserimento in questa realtà c'è sempre qualcosa, un avvenimento, insomma, che ti fa entrare appunto in questa realtà, anche se sappiamo che comunque sia proveniamo da varie reincarnazioni, quindi siamo il risultato di tutte queste vite. È vero, è vero. Dai, lo riassumo magari in due righe veloce e poi dopo magari, anzi lo racconto pure tutto questa volta per chi anche ci segue, in modo tale che lo memorizza abbastanza bene. Ecco, Figurati. tanto per cominciare mi chiamo Camillo Papalino, sono di Taranto, vivo adesso a Martina Franca, nella zona di Martina Franca e come avevo detto mi trovo in questa realtà perché nell'estate del 2000, 2003, sì, nell'estate del 2003, fine agosto, inizi settembre, non ricordo di preciso la data, ero praticamente fuori nel viale della mia casa ed ero uscito fuori per fumarmi una sigaretta. Ero appena tornato, ripeto, dall'ospedale perché, ripeto, sono paraplegico, vivo sulla sedia a rotelle da 23 anni. E ero uscito dall'ospedale, guarda caso, da San Giovanni Rotondo. Okay? Quel giorno ero uscito, ero diciamo all'incirca da una settimana a casa. Ero uscito fuori in un giardino, nel viale, e sulla testa, diciamo a circa 100 metri, mi è apparso da ovest verso est questo bellissimo globo di luce affascinante, sembrava luce densa ed era
era un mezzo incredibile e addirittura io ignorantemente la chiamavo aureola, quella che aveva intorno, ma non era un'aureola, ma era un campo energetico, ecco, e pulsava come un cuore, pulsava come un battito cardiaco. Ho gridato lia, 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 il nome di mia moglie perché volevo che anche lei vedesse questa bellissima sfera affascinante, che proprio quasi non si sentiva nessun suono, niente, niente. La luce era bellissima, ragazzi, da premettere che eravamo verso le 18:30 di sera più o meno, e quindi per quel periodo dell'anno c'è ancora una grandissima luce, bellissima luce, ma quel gruppo aveva una luce a sé, era troppo bello. Io, mia moglie, quel giorno non è riuscito a vederlo. La cosa interessante qual è? Che anche se io, un conto che io vi racconto questa cosa, ma un conto è che uno lo vede in persona. Non so adesso, ecco, si dice sempre che nulla è per caso. Il giorno dopo io ero in casa, ero in bagno, okay? E mia moglie era fuori a stendere il bucato. Eravamo all'incirca sempre il pomeriggio, intorno alle 17, 18 più o meno, e c'è ancora una gran luce, e sento gridare mia moglie. Io, siccome non posso essere veloce, diciamo, nel fare un passaggio, mi ero un po' spaventato, ma nello stesso tempo mi ero anche rincuorato perché non ho sentito abbaiare i cani. Ho detto, beh, se è qualcosa di grave, subito abbaieranno i cani, no? Quindi abbaieranno i cani. Ma i cani non hanno abbaiato. Entra subito, sento correre mia moglie in casa e dice: Carmelo, quella cosa che mi hai detto ieri è qui sopra, fa, è proprio qui. Come qui faccio? Sì, mentre fa, e da dove io poi, siccome avevo associato diciamo, il percorso che aveva fatto il giorno precedente, ossia da ovest verso est, no? E gli ho detto. Sta verso, diciamo, verso il pollaio, sta arrivando da ovest. No, ha detto, sta venendo adesso dalla parte della comunità, ossia da est verso ovest. Faccio una mannaggia, no? Cerchiamo di scappare fuori perché ci ho messo circa 2 minuti per fare il passaggio da dove ero sulla sedia a rotelle per poi uscire fuori in giardino, ma non abbiamo visto la sfera insieme. Ci siamo un po' raccontati tutto quanto, da premettere che io ero un ragazzo che giocava, cioè diciamo, alla PlayStation. Per me i libri erano come, diciamo, come una malattia, non potevano proprio essere toccati, mai sia parlare di cultura, no? Cioè, mi piaceva soltanto giocare alla PlayStation a calcio, guardare magari qualche partita o che so, un film da ridere, ecco, questo era il mio obiettivo di vita. Quel giorno dico a mia moglie, sarebbe il secondo giorno, facciamo, non c'ho voglia oggi di, vediamo cosa c'è di giocare alla PlayStation, vediamo un po' alla TV cosa c'è, un film, qualcosa. Quella sera c'era su Italia 1, c'era una trasmissione che io, tra parentesi, ho anche un po' sulle scatole perché non mi piaceva tanto, era il mistero su Italia 1. E quella sera stavano parlando, manco a farla apposta, di questi UFO, di questi alieni, UFO alieni, praticamente davano poi dopo in onda dei video amatoriali, ogni spezzone davano dei video amatoriali. Se non che in seconda serata, mentre io mi stavo proprio annoiando a morte quasi, perché non c'era molto di interessante, addirittura una che parlava che era stata rapita in estate, cose proprio da pazzi. Mentre mandava in seconda serata hanno mandato però un video amatoriale, manco a farla apposta, girato in Brasile a Rio de Janeiro, dove praticamente mentre lo hanno mandato, che è apparso questo globo di luce, io e mia moglie insieme abbiamo fatto eccolo, è lui. E da allora è cominciato tutto il mio mondo di ricerca, ma veramente tanto tanto. Ho cercato di contattare, vabbè, in primo l'ho detto agli amici, ai parenti, la prima reazione è, sai, possono essere delle comete, cioè, allucinante, come io ti dico che sto camminando, sta passando da sopra la testa in un modo tranquillo, molto, cioè pulsa, ha una luce a sé, ha un campo energetico, sembra quasi metallo liquido, cioè che cosa ti devo dire più? E
una comica. Cosa mi dice una comica? Ho fatto le mie ricerche e poi oggi mi trovo qui, ma da premettere, come vi ho detto prima, che su internet, io sul mondo del web, il 90% dei video che ho visto sono tutti, diciamo, quasi dei fatti, mentre il 10% è pura realtà. Ecco, il consiglio che vi do, andate molto su video amatoriali. Quello è i video amatoriali, quelli sì, mentre su chi, diciamo, ha dei canali, queste cose qua un po' già più. Ho trovato delle difficoltà. Poi vabbè, i siti della NASA, ecco, la verità non possono nasconderla. Il sito della NASA ha delle fotografie e dei video eccezionali, fantastici. Quindi, dove praticamente no, sono lì alla mercé di tutti, quindi tutti potete andarli a vedere. E dove ci sono anche questi globi di cui io vi ho parlato. Ok, e di lì mi trovo oggi qui, e di lì è nato tutto. Va bene, Sante? Va benissimo, Carmelo, ti ringrazio. Grazie Quindi in pratica niente a caso, no? Come si diceva prima. Si diceva prima anche che niente a caso se oggi ci ritroviamo qui a parlare di questi temi e proprio oggi nasce la tua associazione. non è proprio la mia associazione. Diciamo che ho avuto, tra virgolette, la delega per operare qui nel Tarantino con l'Associazione Culturale Giordano Bruno, che è un'associazione che si occupa per quanto riguarda la divulgazione e anche per quanto riguarda il messaggio extraterrestre. È un'associazione no profit e praticamente l'associazione è stata costituita da Giorgio Bongiovanni, quindi ha come sede Sant'Elpidio. Poi potete andare a controllare anche, anzi vi invito ad andare a visitare il sito. Posso dare se non mi sbaglio, posso dare il numero del sito? Ah certo, poi lo mettiamo anche in descrizione, assolutamente. Allora, praticamente l'associazione si chiama Associazione Giordano Bruno, potete andare oppure www.giorgiobongiovanni.it, ecco, potete andare lì sul sito e la controllate tutti quanti. Ok? Grazie Carmelo, grazie per queste bellissime informazioni. Poi Grazie a te. ognuno, ovviamente, noi come diciamo sempre, è libero di fare le sue indagini, Sempre, scelte, quello che sempre, vuole. sempre le proprie ricerche, ognuno deve fare il proprio. È normale, dovete toccare, dovete assaggiare con la vostra bocca. E come sempre siamo qui solo per dare esclusivamente informazioni e raccontare le nostre esperienze e quello che noi, tra virgolette, abbiamo scoperto, abbiamo con la nostra. Ecco, da ricercatori sì, perché no? Perché abbiamo ricercato della verità, per noi della verità. Quindi, senza che fare, diciamo, degli scontri o avere niente, soltanto delle informazioni, poi ognuno può, comunque le domande possiamo rispondere molto tranquillamente. Esatto. Allora, Carmelo, grazie per la condivisione della tua esperienza. Allora, io mando un attimo adesso 5 minuti di una musica del nostro amico e fratello Gabriele Egnani, che ringrazio, che è lui il produttore, ce le dà insomma a libero uso, e poi torniamo e ci dedichiamo al libro, ok? A fra poco. Va benissimo, a tra Non ve ne poco. andate perché Carmelo si arrabbia. A fra poco.
Eccoci tornati ragazzi, scusateci, ma la tecnologia a volte fa questi scherzi sul pianeta Terra. Allora, niente, mentre risolvevo una cosa, Carmelo mi ha mostrato una tavola tipo dei comandamenti, no? Ce la fai vedere? Certo che la faccio vedere, ragazzi. Questa qua è una tavoletta dove ci sono rappresentati 80 tipi di UFO, quindi 80 tipi. E se riesco a farvela vedere, allora partiamo di qua. Ecco, Sante, dimmi un po' poi tu quando devo andare avanti. Partiamo di qua. Ecco, Bellissime. Mamma, quante ne so, tantissime. sono 80. E adesso poi vi faccio vedere quella che ho visto io. Secondo Faccela vedere perché fa un po' di riflesso e le vederlo tutto non bacchette, se riusciamo. riesco a farvele vedere, perché con la videocamera. Ah, quella che ho visto io era così. Così. Cavolo, anch'io l'ho vista così, tutta nera. Tipo Guarda. Stargate. Sì, ed era infuocatissima, era densa di luce, sembrava metallo liquido, ecco, sembrava metallo liquido, raga. Metallo liquido, Alla ecco, e questa qui fine. è una tavoletta dove praticamente ci sono rappresentati 80 tipi di luce, cioè è bellissimo. Bellissimo. Sì, metallo liquido, proprio perché noi ormai Sì, dai vari messaggi sappiamo metallo che materiale era proprio metallo liquido, ragazzi. è. Riescono a trasmutare la materia proprio come vogliono, dalla Beh, luce come al diceva Albert metallo. Einstein, no? E uguale mc alla seconda, l'energia uguale alla materia, e la materia la converto in energia, è ugualissimo. Cioè, Esatto. è la stessa cosa. Loro giocano con la luce così come noi giochiamo con l'argilla. Girano una manopola come cambiare frequenza in una radio alla fine, perché è tutto frequenza, no? Basta che cambi. Certo, è vero, l'universo è tutto frequenza. Vibra come viviamo noi. Carmelo, io se sei d'accordo inizierei, poi verso la fine, se i ragazzi hanno le domande, gli possiamo rispondere. Poi. Certo. Allora, ragazzi, facciamo la continuazione di questo meraviglioso libro Veritas Vinci. Lo diamo ai nostri amici. Allora, e parliamo della potenza delle navi spaziali. Allora, facciamo subito questa paginetta bello allegra per farvi capire un po', perché la verità è molto complessa e siccome stiamo andando a toccare degli argomenti dove purtroppo ci sono anche, viene nominata anche la Bibbia, ok? Ma in una spiegazione tutta diversa di come noi la conosciamo, o meglio, la conosciamo in una maniera, ma adesso più spiegata, dettagliata, in alcune parti. Ecco perché vi dico a voi, se avete la fortuna di avere una Bibbia alla mano in questo momento, prendetela, perché andiamo a toccare dei tasti veramente incredibili e soprattutto con tutti, diciamo, con tutte le prove, ecco, con tutte le prove. Quindi, con questa potenza delle navi spaziali, per farvi capire le spiegazioni che seguono, vi devo dire qualche cosa sulla nostra potenza tecnica. Ecco, loro si presentano così, quindi cominciano già a spiegare la loro potenza tecnica. Benché non sia nostro compito quello di dare particolari circa l'equipaggiamento delle nostre navi spaziali, potete però conoscere qualcuno dei nostri cosiddetti miracoli che siamo in grado di fare. Noi abbiamo vari tipi di navi spaziali, come vi ho fatto vedere, che vi sono già parzialmente noti per vostra stessa osservazione. Noi voliamo per lo più con piccole navi, quindi si muovono con piccole navi, che poi loro chiamano, tra virgolette, ricognitori. Abbiamo dei tipi intermedi, le nostre navi spaziali più potenti, che abbiamo già costruito migliaia di anni fa. Quindi cercate di capire, migliaia di anni hanno volato sopra di voi a grandissime altezze. Ora voglio accennarvi brevemente cosa, ad esempio, possono fare le nostre portaerei spaziali. Portaerei spaziali. Noi possiamo, con la gigantesca nave spaziale del tipo Type AS, di cui sono ingegnere e comandante, attraversare lo spazio cosmico con una velocità superiore a quella della luce del 50%. Adesso dovete capire una cosa. La luce viaggia a 300.000 km al secondo. Questi signori si muovono il 50% più veloce della luce. Incredibile, cioè per noi praticamente incalcolabile.
questa nave si può nel cosmo sintonizzare con una frequenza che provoca un cambiamento atomico. Con tale velocità il cosmo fisico viene praticamente oltrepassato. E se a questa velocità e stato in cui si trovano anche i nostri corpi, incontriamo una qualunque materia, questa viene prontamente attraversata, senza lasciarvi traccia. Questa per voi inconcepibile velocità provoca il passaggio alla quinta dimensione e rende possibile trapassare ogni materia, per quanto densa essa sia. In più, l'antigravità è talmente forte che la forza magnetica può persino invertire la polarità elettrica delle rocce. Delle rocce, ragazzi. Queste forze vengono anche captate sul vostro schermo radar. Noi possiamo rendere invisibili le nostre navi spaziali anche diminuendo la velocità. E questo ne abbiamo le prove anche sui rapporti militari, perché alcune volte apparivano e alcune volte scomparivano, oppure alcune volte i piloti degli aerei dicevano: abbiamo il mezzo oppure l'oggetto non identificato davanti a noi. Però i radar non lo vedevano, non lo captavano, quindi praticamente il pilota era pazzo per loro. Una tale nave spaziale, ascoltate, contiene tutto ciò che può servire per vivere, quindi possiamo anche produrre il fabbisogno per la nostra esistenza. Noi possiamo prepararci un cibo dagli atomi liberi ed anche produrre acqua in grande quantità dalla materia densa. Per non diventare vittime dell'unilateralità e per procurarci le necessarie vitamine, abbiamo inoltre a disposizione delle serre e degli impianti per creare varie condizioni climatiche. Capirete certamente che una tale nave spaziale costruita già da migliaia di anni, quindi parliamo ma veramente di migliaia di anni, è oggi di gran lunga superata in potenza di quelle di recente costruzione. Quindi, se noi in 100 anni siamo arrivati dalla macchina che si accendeva col motorino d'avviamento con la manovella a mano, e oggi siamo anche con un telecomando da accendere il nostro mezzo, figuriamoci questi in 1000 anni che cosa va a combinare. Praticamente, se volessimo, potremmo passare tutta una vita su una nave spaziale e scorazzare illimitatamente per il cosmo. Cioè, incredibile. Ma non diventate troppo arditi con la vostra fantasia. Voi non potete fare dei viaggi spaziali seguendo la via battuta dalla vostra tecnica, poiché sottovaluterete i pericoli che la vostra tecnica incontrerebbe. Ecco perché ci dicono questo. Voi dovete capire che quando gli shuttle partivano negli anni 60, negli anni 70, la scheda, diciamo, il computer di bordo all'epoca della loro scheda era pari a una scheda di un'attuale lavatrice di oggi. Quindi cercate di capire con che tecnica noi siamo andati sulla Luna. Praticamente come i bambini con dei telecomandini, con delle macchinine telecomandate. Quindi abbiamo rischiato tanto. Anzi, io secondo me, non ne ho le prove, ma secondo me, a mio parere, siamo stati aiutati tanto da questi. Comunque, noi possiamo dunque atterrare sulla vostra terra con la nostra nave spaziale AS-TIE. Un tale atterraggio potrebbe essere per voi molto pericoloso e per un largo raggio divenire persino mortale. Su questa terra non c'è quasi nessun posto d'atterraggio idoneo ad eliminare tale pericolo. In una parola, noi possiamo atterrare solo là dove siamo certi di non incontaminare uomini, perché la vostra curiosità potrebbe causarvi la morte, cosa che noi non vogliamo. La ripercussione antimagnetica può essere rivolta in qualsiasi direzione. Questo cambiamento di direzione si può eseguire all'istante e con un risultato immediato. Se atterriamo in una montagna, preferiamo la roccia, poiché questa offre maggiore resistenza alla forza. Ok? Ai vostri occhi una tale nave appare di giorno come una nuvola oscura e di notte, quando l'antigravità è in funzione, come un cilindro infuocato. Vi dicono niente questi nomi? Cilindro di fuoco, nuvole oscure? Sulla Bibbia sono citate, da vediamo. Possiamo attirare o respingere l'acqua in grandi quantità. Poi l'atmosfera fortemente magnetica ha una luce rossa. Inoltre si formano nell'atmosfera dei fili bianchi
che svolazzano e si dissolvono presto e che hanno l'apparenza come di fuoco o di fumo, solo quando cadono e sono bianchi come neve. Chissà perché quando noi facciamo l'albero di Natale mettiamo anche questi capelli d'angelo, e ci sono molte testimonianze di gente che hanno visto questi apparecchi volanti che rilasciavano questi filamenti. Come voi avete la Sacra Scrittura o Libro delle Leggi Divine, così noi abbiamo la nostra storia e le nostre tradizioni. Perciò vi voglio dire quali concordanze abbiamo potuto constatare con la vostra Sacra Scrittura. Ecco, qua mi fermo. Se avete qualcosa da dire, Sante, se... Ma da casa no. Io intanto che parlavi ho mandato una serie di foto, di quadri e di arte, si chiama clipeologia, no? Cioè questi UFO riportati in statue su quadri o addirittura nella preistoria sulle grotte, no? Proprio per capire, insomma, che comunque sia, non è che dal 1950 più o meno, quando è nata l'ufologia, sono cose che sono sempre esistite, ci sono sempre state, e queste sono le prove. Io non penso che si divertivano, insomma, a fare un quadro. Adesso sta presentando davanti un famoso quadro in cui c'è la Vergine con dietro questo uomo che indica al cielo questa grande astronave. Sì, il quadro del Giovannino, se non erro, che c'è anche il cane, il pastore con esatto. Il cane che guarda tu. Cioè, proprio c'è dietro questa presentazione iconografica un episodio di normalità, quotidianità. E quindi perché, cioè, un pittore deve essere così impazzito, senza senno, da dover andare a pitturare, a dipingere un'astronave, appunto, in un qualcosa che non, secondo tanti non c'entrerebbe niente. Invece, come sappiamo oggi, ci sono queste astronavi sempre esistite e riusciamo a collegare il tutto, no? Attraverso la Bibbia, come ci dicevi. Ci parlavi di queste colonne di fuoco, di queste nuvole. È vero, che poi principalmente, inizialmente in ebraico, erano sempre scritte con la parola Kavod. Poi dobbiamo vedere chi le ha tradotte, come stava quel giorno, se stava un po', tra virgolette, perché in ebraico Kavod erano sempre scritte, diciamo, la parola con cui erano raffigurate era Kavod, poi non so. E comunque adesso arriviamo qui. Ecco qua, ragazzi, vedete, questo è affascinante. Oh, Bibbia alla mano, mo è bellissimo. Allora, Asar Sheran, praticamente... Allora, ecco, parliamo subito. Allora, prego, il direttore del circolo ove io trasmetto di mettere a confronto le mie spiegazioni con i piani della Bibbia, finché questi confronti siano tutti comprensibili e convincenti. Senza queste importanti dimostrazioni e documenti di prova sarebbe impossibile credere alle mie spiegazioni, perché il fanatismo religioso è troppo grande su questa terra. Quindi si saluta e Asar Sheran dice: nella comunicazione interplanetaria preferiamo la medianità, perché a mezzo di questa ogni medium diventa il proprio traduttore. Il medium capta le immagini delle vostre idee, concetti e rappresentazioni, attraverso il suo cervello le traduce nella propria lingua. Oltre a questa possibilità abbiamo a disposizione la radio e la scrittura medianica. Oggi però abbiamo imparato la vostra lingua, specialmente il tedesco e l'inglese, in modo che ci possiamo comprendere meglio dei nostri avi. Questi erano principalmente costretti a fare uso di un medio telepatico, un chiarudente, un telemedium, cioè ben noto della Bibbia, il suo nome è Mosè. Mi dice niente? Mosè. Egli era l'anello di congiunzione fra voi e i nostri avi, i quali loro, a loro volta, erano in comunicazione con gli angeli. Ricordiamo che l'altra volta abbiamo detto che dal latino Angelus, dal greco angelos, vuol dire messaggero, colui che porta messaggi, quindi sono angeli, uomini. Nel tempo in cui visse Mosè sulla terra, vi era una grande crudeltà, impietà e umana schiavitù, quindi cercate di immaginare, ragazzi, esiste oggi ancora, figuriamoci, ai tempi di Mosè.
Il supremo appello degli oppressi e dei martirizzati però giunse fino al mondo spirituale e fu accolto. Il mondo degli angeli diede l'ordine ai nostri avi, chiamati santini, cioè amici dell'universo, di prendersi cura dell'umanità terrestre e di farle conoscere le leggi interplanetarie di fratellanza. Mi dice qualcosa questo? L'altra volta abbiamo parlato della comunione, quindi leggi interplanetarie di fratellanza che i santini avevano ricevuto dal mondo degli angeli. La nave spaziale Sha salpò quindi verso il pianeta Terra e si tenne in stato invisibile sopra l'Egitto. Noi santini prendemmo allora il contatto telepatico con l'ottimo veggente Mosè, e siccome l'umanità terrestre reagiva solo a miracoli o sensazioni, quindi cercate di immaginare com'era bambina ai tempi di Mosè, com'era bambina l'umanità, allora si volle mostrare ad essa questi miracoli per renderli docili sia il popolo che i potenti, ma soprattutto per i potenti. I santini assorbirono i raggi solari e misero tutto l'Egitto in oscurità impenetrabile. Questo fenomeno era possibile perché già allora i santini conoscevano altamente la potenza dei raggi solari e le leggi per dirigerle. Allora fanno la domanda. Uno scienziato asserisce che una volta la Terra si fermò, è vero? E lui risponde, no, la Terra non si fermò mai, ma vacillò solo durante l'era glaciale. Poi sulla Bibbia c'è scritto, disse il Signore a Mosè, tendi la tua mano verso il cielo e cadranno sopra la terra d'Egitto tenebre così dense da potersi palpare. E Mosè stese la mano verso il cielo ed orribili tenebre oppressero tutta la terra d'Egitto per 3 giorni. E nessuno poteva vedere il suo vicino e né poteva muoversi da dove stava. Andate a vedere l'Esodo 10, versetto 21-23. Quindi come vedete si trova. Domanda, avete l'intenzione di ripetere un simile fenomeno? Risposta, lo faremo se voleste scatenare una nuova guerra mondiale che spargerebbe di nuovo lo sterminio e la miseria sull'umanità. Ragazzi, siamo vicini, perché noi stiamo per spargere la terza guerra mondiale. Possiamo fare lo sfruttamento per molti giorni consecutivi, quindi i problemi questi non erano. Se impegnassimo su larga scala la nostra flotta spaziale, potremmo persino oscurare tutta la Terra, cioè la parte in luce, gli ridomandano. E in quanto alle piaghe di Egitto, per questo ci mancano le annotazioni. Però possiamo attrarre fuori dall'acqua rane, pesci, eccetera, e lasciarli poi ricadere. Quindi la forza magnetica agisce in vari modi. Non si deve dimenticare che Mosè era un medium al di fuori dell'ordinario e che fu ininterrotto con il mondo dello spirito, dal quale, tramite la sua chiarudenza, ricevette tutte le disposizioni sul da farsi. Questa collaborazione tra il mondo spirituale e i santini è ancora oggi possibile. I nostri avi ebbero l'ordine divino di aiutare gli israeliti. Vedete che qua è mo adesso il scioccato, ragazzi. In tutte le circostanze, come noi oggi abbiamo l'ordine di aiutare tutta l'umanità terrestre, in ogni circostanza, poiché oggi disponiamo di mezzi tecnici assai più importanti di allora. Quindi cercate di immaginare, se 2000 anni fa, 3000 anni fa, 5000 anni fa loro avevano questi mezzi, figuriamoci adesso cosa possono fare. Se noi in 100 anni abbiamo fatto questa evoluzione, figuriamoci loro in 1000, in 2000, in 3000 cosa fanno. E dicono ancora, la gigantesca nave spaziale Sha era accompagnata da altre 6 navi spaziali che appartenevano a questa portaerei. Quindi cercate di immaginare, all'epoca di Mosè, quello vede queste cose e impazzisce. Quando gli israeliti guidati da Mosè e perseguitati dagli egizi giunsero sulle sponde del Mar Rosso, i santini misero in azione le loro navi spaziali. La portaerei li guidava e sembrava un'oscura colonna di nuvole. A sinistra e a destra della portaerei Sha operavano a grande altezza 3 navi spaziali che dirigevano con tutta la forza duramente verso il mare i loro raggi antigravitazionali. Questa potente pressione d'aria collegata con gli intensi raggi magnetici divise l'acqua. Vi ricordate il film quando dicono, quando c'è scritto sulla Bibbia che divise l'acqua? Ma nel film si vede proprio la scena quando, no, fanno vedere anche questo film di Mosè, che si vede proprio aprire il mare. Ecco, qui lo spiega proprio bene. Divise l'acqua ed asciugò il fondo del mare come se ci fosse la bassa marea.
in un modo che le acque formassero su ambedue i lati un muro. Come vi è già ben noto da vostre osservazioni, di notte la nave spaziale era rossa, come il fuoco, mentre di giorno sembrava una colonna, sembrava che una colonna infuocata guidasse il dritto. Però sfortunatamente gli egizi non si lasciarono spaventare e continuarono il loro inseguimento, venendosi a trovare così al centro dei raggi magnetici delle navi spaziali in piena operazione. Infatti la loro sorte non fu diversa da quella dei piloti che oggi, di oggigiorno, che tentarono di seguirci, ed essi capovolsero con i loro veicoli e furono assorbiti in uno spaventoso risucchio. Infatti noi sappiamo, abbiamo parecchie, diciamo, testimonianze e rapporti militari, ci sono anche, come si dice, notizie sui giornali di piloti scomparsi, aerei scomparsi, navi scomparse. Oh, dove sono andate a finire questi mezzi che non sono più stati ritrovati e soprattutto queste persone? Secondo più, te dove sono andate a finire, Carmelo? Dove sono? Non lo so, Sante. Tu che dici, Sante? Ma non lo so, però ci sono tante testimonianze, no? Ad esempio di scienziati che sono stati prelevati dal nostro pianeta e introdotti nell'entroterra, no? Sì, tipo Ettore Majorana. Infatti Ettore Majorana non è scomparso e non è nemmeno deceduto, è ancora tutt'oggi vivo e fa parte, diciamo, lui è stato prelevato e oggi è, diciamo, in questo bellissimo mondo che è al centro della Terra, che si chiama, aspetta, non mi sta venendo la mente, essere vabbè, no, sopra c'è. Non è Eldorado? Eldorado, sì. Eldorado. Ecco. Quindi la città dorata. A proposito, Carmelo, ma questa città Eldorado di cui tutti parlano, la Terra Cava, vabbè, ci sarebbe un mondo su cui parlare, che poi magari un giorno lo dedichiamo tutto. Ma cioè, cosa ci fanno questi esseri all'interno del nostro pianeta? Stanno preparando qualcosa? Stanno lì perché si divertono? No, non stanno lì perché si divertono, anzi tra poco, voglio dire, dovranno... Loro sono qui perché loro ci seguono da prima che noi, se non mi sbaglio, no, questo, di questo non ne sono sicuro, ma addirittura da prima di Atlantide che sono lì. Esatto. Quindi... praticamente, cioè, poi non sono, poi di questo non ne sono certo, però se non mi sbaglio dai tempi di, già da prima di Atlantide che loro sono lì. Beh, le fonti dicono questo, però. E la cosa bella è che in Eldorado non vivono soltanto una sola razza di questi esseri, ma ci sono razze di questi fratelli delle stelle di terza, quarta, quinta dimensione, esseri di luce, addirittura terrestri che collaborano con questi esseri di luce, che alla fine è la salvaguardia del pianeta e soprattutto diciamo, perché per loro la Terra è come una grande macrocellula e noi siamo gli enzimi che praticamente la stiamo in questo momento ammazzando e loro devono sorvegliare questo nostro, tra virgolette, operato. Cioè, noi da enzimi siamo diventati cellule tumorali, insomma. Cioè, siamo proprio cellule cancerogene. Una cosa da pazzi, insomma. Cioè, siamo su un pianeta che potremmo amarlo, godercelo, e invece lo stiamo distruggendo in tutte le maniere. Lo abbiamo, Sante, non è... Guarda, questa è una cosa che purtroppo dobbiamo cominciare a imparare a parlare bene. Noi non è che lo stiamo distruggendo il pianeta, noi lo abbiamo già ammazzato il pianeta. Il pianeta è in fase di metastasi e non lo dico io, lo dicono gli scienziati. Il pianeta, hanno detto gli scienziati, che smetterà di vivere entro il 2030, massimo il 2050. Sapete cosa vuol dire? Dopodomani, in termini, cioè provate a immaginare voi anni 80, anni 90, anni 2000, il giubileo, no? Ecco, 2006, mondiali di calcio, oggi siamo 2018, in quanti sono passati, in un batter d'occhio sono passati questi anni. Okay? Ecco, Carmelo, secondo te, scusami, no, pensavo che avevi... No, dimmi, secondo te? Secondo te l'essere umano
Di fronte anche, siccome si parla tanto di scienza, se non parla la scienza, se non parlano gli scienziati, noi non crediamo, non li siamo, a parte la credenza, ma di fronte a dati scientifici come quello che ci è dato, che tutti possono appurare, ossia che il pianeta Terra sta finendo tutte le sue risorse e comunque sia tra il 2030 e il 2050 non esisterà più. Perché si ostina a far finta di nulla di fronte proprio a questi dati scientifici appurati, insomma? Ci sono alcune risposte. Allora, alcuni scienziati, allora, da premettere che la verità la conoscono tutti, raga. Qua c'è, gli unici che non sanno la verità siamo noi. La verità la conoscono tutti. Alcuni scienziati, purtroppo basta vedere le armi nucleari, perché hanno continuato a fare armi nucleari se sanno che le armi nucleari fanno male al pianeta e soprattutto all'esistenza della vita, di qualsiasi forma di vita. Hanno continuato a produrre lo stesso. Perché questi scienziati vengono innanzitutto pagati profumatamente, e se non vengono pagati profumatamente, vengono, come si dice, liquidati. Ecco. Ma la cosa grave qual è? Che nella loro mente folle, pazzoide, criminale, perché sono dei pazzi criminali folli, con tutto che nel 1972 noi abbiamo avuto il taglio, cioè praticamente questi esseri ci hanno detto: voi di qua non uscite più. Perché prima i viaggi sulla Luna erano un avanti e dietro. Ragazzi, ormai la filiera ormai c'era, bastava solo mettere la benzina. Sapete cosa hanno detto gli americani? Noi non possiamo andare più sulla Luna perché costano assai i viaggi. Ma che costano assai i viaggi? Che se spendete 1.500 miliardi l'anno di armamenti per andare sulla Luna, dovevate mettere solo la benzina, che ormai andare sulla Luna ormai non faceva nemmeno più notizia. Ok? Però nel 72 questi stupidi, malvagi e psicopatici sono saliti su con la, poi adesso non ricordo la missione, ma erano saliti su con la bomba, volevano fare gli esperimenti nucleari sulla Luna, cioè questi volevano farci saltare la Luna addosso. Allora i nostri amici fratelli delle stelle, che non sono nemmeno delle brutte persone, hanno preso e invece di dargli come gli acchiappamosche, sai che si ammazzano come le mosche, li hanno, diciamo, gentilmente invitati a ritornare a casa e a non uscire più, perché dal 72 in poi non usciamo più. Ma come? Dal 69 al 72 andare sulla Luna era un gioco da ragazzi, ormai non faceva più notizia. Guarda caso, nel 72 non ci si poteva andare più sulla Luna. E la verità è questa, perché volevano fare gli esperimenti nucleari sulla Luna. Volevano farci cadere la Luna. E adesso, ancora più folli, se secondo me, in base a quelle, poi queste prove adesso non posso, per esempio, però in base a quello che io sono arrivato, e poi dopo posso sbagliarmi dinanzi, sicuramente mi sto sbagliando, ok? Ma lo dico. Questi pazzoidi criminali e psicopatici, perché sono dei psicopatici, la versione ufficiale è che entro il 2030 vogliono fare una missione di sola andata su Marte, ok? C'è questa bella pubblicità adesso che tutti quanti, sai, chi vuole andare a vivere su Marte entro il 2030 si andrà lì, però non si potrà tornare lì. Ma è una grande balla pazzesca, perché eventualmente loro vanno su Marte, eventualmente bisognerebbe fare questa missione su Marte, guarda caso entro il 2030, no? 2030-2050. Kofi Annan all'epoca, ma non so se questo signore è deceduto, se non mi sbaglio, è deceduto anche da poco. Nel 2000, adesso non ricordo la data, 2005, pagò lui praticamente non ci stava capendo niente sul clima. E lui praticamente pagò di tasca sua, prese una commissione, non so di quanti scienziati, e disse: oh, mi dovete spiegare, non so quanti mesi doveva durare anche questi studi, quanti anni ho studi. E lui ha detto: io non ci sto capendo niente, mi dite un po' che sta succedendo. Questi signori, tutti quanti, sono andati da Kofi Annan e gli hanno detto: guarda, parliamo dell'epoca, il pianeta smetterà di vivere entro massimo il 2050, morirà. Ecco. Okay? E mo' questi signori sono convinti che loro, con le astronavi, chiaramente in una zona segreta, perché non si sa dove stanno costruendo, ma fate uno più uno e sicuramente capirete dove. Ok? Hanno fatto anche un film di recente dove vi hanno detto la verità, perché voi dovete sapere una cosa, che il film 2012 è una palla pazzesca di fantascienza, ma
È verità, è quello che succederà sul pianeta, veramente, a breve, e soprattutto il fatto delle astronavi che non sono le arche che dovrebbero rimanere sul pianeta, ma loro stanno facendo delle astronavi per andarsene su Marte. Ed è bugia che ci sarà l'uomo comune su Marte, no, ci stanno andando loro e si porteranno anche la vecchia, la loro mamma e la loro nonna sulla sedia a rotelle di 90 anni, peggio di me, no? Con il catetere fisso che se la portano lì, ma che se la portano? Cioè, ma secondo voi questi nostri fratelli delle stelle permetteranno mai di farli andare? No, l'unica cosa che permetteranno di far andare sulla Luna e sui pianeti oggi sono le sonde, perché giustamente dicono, in base alle sonde, quello con le videocamere, tutte queste cose qui, perché c'è gente sulla Terra che la verità deve vederla, quindi chi vuole vedere la verità va sempre, no? Non va né comprata né venduta, come diceva il Genocida Cusa. Ecco, loro dicono: non è che perché qualche testa malata sulla Terra non deve arrivare un pezzo di verità. Mi sono spiegato? Quindi le sonde gli permettono, infatti basta pensare a quello che è successo su Marte, Spirit, Blue e Spirit, le due sonde che mandavano, le due macchinine, le telecomandate, quelle perché gli hanno permesso anche di mandarle? Perché dovevano arrivare anche delle verità qui sulla Terra. E andate a vedere le fotografie che sono arrivate su Marte, fotografie bellissime di forme di vita di animali, di alberi, di piramidi, le piramidi, ragazzi, le piramidi. Ci sono le piramidi anche su Marte. Quindi non sono chiacchiere, sono prove. Solo che loro vi dicono sempre, come si dice, il popolo deve rimanere ignorante perché è più facile da governare. Sante, queste sono le. Comunque la gioia è quella, la bella notizia è questa. Loro su Marte non ci arriveranno mai. Non ci andranno mai. Così come non ci arrivano più sulla Luna, non Saranno ci loro arriveranno che più su verranno Marte. da noi, Carmè. Saranno loro a venire da loro. E non solo i marziani, ma tutta una confederazione intergalattica spaziale, ossia vengono da altri pianeti e da altre dimensioni, perché dovete sapere che esistono altri universi paralleli. Cioè, questi esseri che oggi ci visitano hanno, cioè, il nostro universo quanti anni ha? 5 miliardi di anni? Beh, il loro universo esisteva già da 1 miliardo di anni. Quindi questi esseri, anche alcuni di questi esseri che vengono addirittura sono più vecchi, cioè hanno un'evoluzione di miliardi di anni, ma che cosa possiamo fare noi? Ma vi rendete conto anche quando hanno voluto fare lo scudo quel Bush lì che voleva fare lo scudo spaziale? Cioè la nostra stupida guerra contro di loro non inizierebbe nemmeno. Non inizierebbe nemmeno. Cioè, vai, e poi dopo ci arriveremo. Questi, vi detto l'armatura dei loro, che non usano mai, cioè la dovrebbero usare per difesa, ma non hanno nemmeno bisogno di difendersi. Il bambino con la pistola giocattolo che spara i carri armati. Mamma, facciamo ridere, insomma, dai. No, noi facciamo ridere, Facciamo noi ridere. veramente facciamo ridere. Sante, basta Vabbè. pensare, no, che noi per fare un qualsiasi un viaggio, ecco, adesso se vogliamo andare in Venezuela dobbiamo per forza prendere un aereo, dobbiamo zopparci almeno 10, 12, 14, 16 ore di volo, giusto? Sì. Questi si muovono da un pianeta all'altro, da una dimensione all'altra, come noi, come un'ape. Si muove da un fiore a un altro. Cioè, ti rendi conto? Sì. Cioè, è la parte più elementare per poterlo spiegare, perché per noi è inconcepibile, solo la matematica di lui è una matematica per noi inconcepibile. Sì, che poi se ci pensi, cioè, la gente fa. Non capisco perché fa così fatica ad immaginare queste fantastiche astronavi che viaggiano alla velocità neanche della luce, del pensiero. Solo ieri andavamo, camminavamo. Ci spostavamo con i cavalli, oggi abbiamo i jet ultrasonici. È tecnologia ed evoluzione che avanza, si evolve e migliora. Quindi, come ieri usavamo i carri trainati dai cavalli, domani useremo anche noi le astronavi. Certamente è una coscienza la nostra che non segue il bene, quindi non so se non ci arriverà mai, sicuramente, fino a che useremo il petrolio. E andremo avanti con la benzina, ecco.
Basta pensare che noi usiamo il cervello soltanto al 3%, ma tu prima mi hai nominato il pensiero. Ecco, ti dico una chicca, visto che ho la terza media e sono ignorante. Però ho scoperto questo. Loro, la luce viaggia a 300.000 km al secondo, loro viaggiano il 50% più veloce della luce con le loro astronavi. Beh, devi sapere questo, caro Sam, la telepatia viaggia 100.000 volte più veloce della luce. Sai cosa vuol dire, cosa ti sto cercando di dire a te e a tutti i nostri amici? Che noi, se vogliamo, telepaticamente possiamo connetterci con questi esseri, addirittura con un'altra persona, diciamo con la telepatia, che vive a 30.000-50.000 anni luce da noi, cioè in altre luce, capisci? Mi sono spiegato, la telepatia viaggia 100.000 volte più veloce della luce. Adesso fatemi vedere. Lo stanno dimostrando scientificamente ultimamente, con la E fisica infatti, quantistica. quante cose hanno scoperto, caro Sante, adesso lo dicono anche gli scienziati. Sono arrivati a scoprire che il cuore ha un campo energetico 5.000 volte più 5.000 volte più quello del cervello. E questo spiega anche, no? Perché con noi diciamo che il cervello è, invece no, il cervello è come un computer che noi usiamo, ma l'egosum, diciamo, l'io sono è dentro al cuore, perché quando noi andiamo allo specchio non diciamo io sono, non diciamo i piedi io sono, diciamo io sono. Quindi il cervello è uno strumento alla fine. Il cervello è uno strumento che purtroppo ignorantemente noi usiamo solo al 2%. Immagina cosa si potrebbe fare se solo andiamo a aumentare la percentuale di un 1 e poi 2 e poi 3. Basta pensare, voi pensate questo. Cosa succede alla temperatura corporea, no? Se aumenta di un grado, se diminuisce di un grado, no? Ci sono grandi, no? Si vedono gli effetti, ok? Tipo noi abbiamo 35-36 gradi di temperatura corporea. Quando aumentiamo di 2 gradi, gli effetti si vedono, ok? Adesso provate a aumentare di una percentuale, di ampliare il vostro. Come un computer, quando voi avete un computer, se rimpiantate i programmi, che succede? Quel computer lavorerà per i programmi che voi avete impiantato, giusto? E una volta impiantato, quel programma lavorerà sempre. Beh, ampliate le camere che ci sono dentro a questo computer, riempitele e vedete che si aprirà un mondo. Solo con una piccola percentuale, figuriamoci se poi arrivate al 5%, 10, 15%, cose da pazzi. Ma noi, credimi, il nostro plurimaster qui su questo pianeta, per dire, ma Sante è arrivato, sì e no, al 3%, un Sì, plurimaster. siamo all'asilo nido. Quindi siamo all'asilo nido. Oh, Gesù l'ha detto. Voi siete dei e farete cose più grandi di me. Ma fin tanto che lo capiamo, sai? Che poi Carmelo, il problema non è neanche essere all'asilo nido, alle superiori. Il problema è essere all'asilo nido e credersi di essere alle superiori. Facciamo dei danni incredibili. Perché l'ego lo sappiamo, no? Cosa crea? Quindi è una distorsione della realtà che ti porta poi a modificare tutto quello che ti è intorno in maniera negativa, no? Purtroppo sì. E io cerco sempre di non alimentarlo, Sante. Non so se io purtroppo quando sono cose negative, cerco anche proprio per esperienza mia personale, cerco sempre di evitare qualsiasi forma di negativo. Guarda, oggi per me anche, credimi, in questo momento, perché è bello, lo sport è bello, ragazzi, lo sport è vissuto in maniera pura, sana, genuina, è bello e fa anche bene ed è divertente. Ma è l'agonismo, è la rivalità che non va bene, addirittura il razzismo. Ecco, vedete, quando io vedo queste cifre esorbitanti per questi calciatori, o questi stupidi ignoranti oggi che sono lì addirittura a maltrattare la loro ragazza, o addirittura a mandare a quel paese una persona per vedere 22 stupidi giocare, oppure con questi biglietti in mano, ho preso, non ho preso, mi manda la X. Cioè io quando adesso cammino per strada e vedo queste situazioni, rimango sbalordito, veramente sono degli zombie le persone. Non ti guardano più, non ti salutano più, o hanno questi cellulari, ma ecco, vedi come. Io questa cosa non riesco a capire, Sante, guarda, e poi gli parli.
vedi che io sto facendo una ricerca, ho scoperto bellissime cose, guarda, questi esseri sono tra noi, sono in mezzo a noi, okay? Sono in mezzo a noi, perché è vero, sono in mezzo a noi, sai? E ci stanno e stanno cercando di aiutarci a non estinguerci, a non farci male, perché purtroppo le persone, guarda, ecco, vedi il pallone, questo dovete spaventare. Noi abbiamo sulla Terra il potenziale da distruggere il pianeta forse centinaia di volte, Sante, correggimi se sto sbagliando. Sì. Quindi, non vedo che cosa c'è da dormire, che futuro abbiamo noi. Noi come razza siamo già estinti. Noi come uomo abbiamo fallito. Ecco perché dobbiamo, io almeno io credo che tutti quanti noi dovremmo fare veramente un grande lavoro su noi stessi e fare discernimento per capire ma cosa sta accadendo. Il pianeta, ragazzi, non è una cosa così, è un essere vivente. È un essere vivente che purtroppo noi lo abbiamo ammazzato. Voi sapete cosa vuol dire? Ecco, prima l'ho spiegato, no? Cosa vuol dire avere la febbre? Quando avete 2 gradi in più, che cosa succede al vostro corpo? Avete mai provato ad avere 38 e mezzo, 39 e mezzo di febbre? Ecco, adesso pensate che gli oceani hanno, alla televisione dicono, beh, c'è questo grado in più, questo grado in mezzo, questi... No, ragazzi, ve lo dico io, 6 gradi. Gli oceani hanno aumentato le temperature di 6 gradi. Questi sono impazziti, sapete cosa? E non è che lo dico, ecco, vedi, come fai, con un grado solo, come fai a sciogliere tutti i gradi e tutto il polo nord? Avete visto cos'è rimasto della Groenlandia? Avete visto cos'è rimasto del Polo Nord? Oggi sono sceso in città a Taranto, a mezzogiorno c'erano 33 gradi. Spiegatemelo voi, ed è il 21 settembre, io posso capire, dai, 25 gradi, è ancora una bella giornata, sai, ma 33 gradi, il 21 settembre, è un po' tantino per me. Fatevi le vostre ricerche, io secondo me mi sto sbagliando sicuramente, ma fatevi le vostre ricerche e vedete, perché è capace che non è come dico io, o non lo sa. Io allora saremmo in due a sbagliarci, via Carmelo. Guarda, che ti devo dire, io se io penso, cioè penso, sono sicuro anche tu, sono verità queste che per cui potremmo morire, ecco, talmente sappiamo che sono reali, poi ognuno comunque sia la sua ed è giusto che sia così. Ma la differenza è avere le prove di ciò che si dice o no. Quando ha le prove c'è poco da discutere, è così, punto. Io quest'estate mi sono trovato ad assistere a scene, ahimè, purtroppo per causa di forza maggiore, che non è che le volevo vedere per forza. Mi hanno fatto vedere questi orsi polari che non avevano più loro abiti. Gli è scomparso sotto i piedi. Ho visto la scena di un orangutan che avevano deforestato tutto il suo habitat e questo orangutan non voleva scendere dall'albero e le ruspe tutte sotto. Come qua, ecco, sembrava una scena del film Avatar, ragazzi. Non so chi di voi ha visto il film Avatar, ma sembrava una scena del film Avatar. Mi sono veramente sentito male. Ho detto questo è... e noi continuiamo ancora oggi ad ammazzare così il nostro pianeta. Ragazzi, andate a vedere cosa rimane. Allora, se avete Google Earth, no, questo, oppure andate su internet, potete fare benissimo questo controllo. Vedete cosa è rimasto della grande foresta amazzonica. Sembra come se qua a Taranto noi la chiamiamo la copice, poi non so come si chiama in italiano. Praticamente quando comincia a fare le chiazze a macchia di leopardo, no? E comincia a perdere questi i capelli tipo verme sotto pelle, no? Ecco, la foresta amazzonica da un grande polmone verde mondiale che era è diventato un polmone di un drogato fumatore, cocainomane, tutte cose, cioè è tutto a macchia di leopardo. Non sta rimanendo nulla e sta sparendo un ritmo impressionante. E chi sta facendo nulla per fermare? Ma il problema è questo: non è che se muore la foresta amazzonica muoiono quei, diciamo, vabbè, muoiono gli amazzoni, muoiono gli indios, ma a noi che ci interessa? No, moriamo tutti noi.
Gli alberi sono dei filtri incredibili per quanto riguarda tutte le sporcizie che noi facciamo sul pianeta e soprattutto per darci ossigeno. Ma una volta, non mi ricordo se non mi sbaglio, Pierre, sì, Pierre ha detto in una conferenza che praticamente c'è stato uno studio, praticamente hanno fatto, ma non hanno potuto fare tutto il calcolo perché sarebbe stato impossibile, hanno fatto soltanto il calcolo del diametro medio dei tubi di scappamento soltanto dei motocicli, diciamo le auto, i camion, togli le navi, togli gli aerei, soltanto dei, diciamo, dei mezzi a quattro ruote. Beh, è venuto fuori un numero, un diametro, un tubo di scappamento, un numero 5 volte grande la Terra. Cioè, è come se noi ogni giorno prendiamo il pianeta Terra e lo infiliamo dentro un tubo di scappamento 5 volte grande. Cioè, ragazzi, è da pazzi. È da pazzi. E noi stiamo continuando a ammazzare gli altri. Poi viene lo stupidino di turno che mi dice: hai visto la grandine là? Hai visto lì quella? E ho visto pure qua ha fatto la tromba d'aria, strano, mai l'ha fatto. Non è strano. C'erano delle profezie che lo dicevano. Non è che se lo sono inventati, io no, sante, scusami, per cui non lo so. Esatto. E di queste profezie tante le ritroviamo proprio su questo libro che stiamo leggendo. Ce lo dicono Bravissimo! No, chiaramente. ma poi c'è una cosa bellissima che adesso spero di trovarla, perché questa qua è anche una risposta che ho dato un giorno a un signore, no? Che lui mi ha detto a me: Carmina, tu come puoi provare tutte queste cose qua? E io ho detto: guarda, non è che te le sto provando io, no? Però c'è un giornale, praticamente nel 1900, ecco. Sentite questa chicca, ragazzi, che ha dell'incredibile, perché poi quello è rimasto così, no? Che oggi è il 2018. Oggi è il 2018, okay? Vedete da impazzire. Il 15 ottobre del 1963, il giornale di Stoccarda, il News Europe, a firma del giornalista Louis Henry, fu pubblicato il testo diplomatico del terzo segreto di Fatima. Oh, è stato pubblicato nel 63. E la Chiesa non l'ha mai smentito. Ok? Guardate, sentite, nel testo fu pubblicato nel testo di Fatima. Le profezie contenute nel testo diplomatico sono, mantenetevi forti, il mondo sarà dominato dall'anticristo, gravissima crisi della Chiesa cattolica, penso che la stiamo vedendo, terribili catastrofi naturali e sociali, cosa stiamo vedendo oggi? Terribili catastrofi naturali e sociali. L'invenzione delle armi atomiche e la terza guerra mondiale nucleare. Siamo alle porte, ragazzi. La seconda venuta di Cristo come giudice è l'instaurazione del regno di Dio sulla terra. Beh, questo non è che me lo sono inventato io perché sono pazzo o perché la lesione mi ha preso, no, anche a livello cerebrale. No, è stato pubblicato il 15 ottobre del 63 su un giornale. E addirittura è stato filmato da questo signore giornalista Louis Henry. Boh, andate a fare le vostre ricerche, a me che cosa mi interessa? Faccio bene o no? Io mi sono andato a fare le mie ricerche, santi, per arrivare a tutto questo. Esatto. Ecco perché ti dico, è molto. Quando poi dopo ha sentito questo, ha detto: ai ai ai, allora ci siamo perché sembrano tutte in lista. Hai visto? Sembrano tutte in lista. Cosa manca adesso? La terza guerra mondiale, la seconda venuta di Cristo e l'instaurazione del regno di Dio sulla terra. Queste tre cose mancano. Quindi, come ho detto l'altra volta, diciamo l'altra volta, domenica scorsa, che cosa ti dissi? A quanto ho capito, siamo vicini, Sante. Giusto, ti dissi così, Sante. Quindi, siamo vicini. Abbiamo fatto la prima guerra mondiale, abbiamo fatto la seconda, la terza guerra mondiale sta arrivando perché l'ha detto anche il Papa. Al momento si combatte a pezzetti ed è logistica, no? Ed è telematica la guerra. Ma fra poco, quanto ci manca che questi si cominceranno a sparare i missili, santo? Certo. Quanto ci questi, il manco di credi, e si cominceranno a fare sul serio. E quando faranno sul serio, con i missili che ha la Russia, potete stare tranquilli che non si parla di 10 morti, 20 morti come le 40 persone sul ponte di Genova. Ahimè,
poveri loro, no, che si sono trovate vittime di questo complotto, ahimè, ma noi le vittime che si troveranno di questo complotto mondiale, di questa terza guerra, saranno miliardi, ragazzi. Qua si parla di miliardi di persone che moriranno anche di ore in ore, periranno di ore in ore, perché poi dopo non è che muori soltanto dove che c'è l'esplosione, no, poi muori anche per effetto di radiazione. Andatevi a vedere i video. Ecco, io vi invito a tutti quanti ad andare a vedere i video di quando c'è stata la guerra, quando andarono gli americani a sganciare le bombe su Nagasaki e Hiroshima. Andate a vedere, perché quello che è successo all'epoca erano dei petardini, erano delle minerve, come si dice, raudi, mini cicciole, in confronto a quello che c'è oggi. Quando una sola di quelle che si va a buttare, tipo Putin, quel pazzoide lì anche, che ha fatto queste armi veramente, cioè, solo un, non lo so, io mi metto le mani, dico, ma gli scienziati che hanno creato tutto questo, no? Ma come, ma immagino, ma loro hanno dei figli, ma veramente sono così oppure sono veramente convinti che questi bunker antiatomici che loro hanno creato, perché poi dovete sapere anche una cosa, e me ne assumo le responsabilità di quello che sto dicendo, loro, questi figli di signori, di brava gente che si mostrano tanti belli, si sono fatti i bunker atomici, antiatomici, e si sono preparati le provviste anche per 30-50 anni, che non arriveranno mai, e vabbè, ma hanno preparato anche le provviste. Quindi, Carmelo, fammi capire, questi sono preparati, le astronavi, i bunker, il posto dove andare, e noi siamo qua che perdiamo, che ci divertiamo davanti alla partita, mentre tutto si autodistrugge attorno a noi. No, ma la cosa più grave è sentire le persone, devo scappare che sta cominciando pomeriggio 5, devo scappare, sai, sta cominciando la telenovela Il Segreto. Ma cosa sono queste cose? E quindi un giorno raccoglieremo i frutti di quello, di ciò che abbiamo seminato. Ma il problema è anche questo, Sante, che noi ne diamo le informazioni, o meglio, la cosa grave, sai qual è? Che quando dai informazioni anche ad alcune persone, magari anche vicino a noi, no? E magari ti fanno, sì, vabbè, cosa possiamo fare noi? Certo. E come, cosa puoi fare? Tanto per cominciare, perché loro lo dicono anche qui, soprattutto i complici. Non bisogna, è vero, le opere, ma anche chi è complice. Chi rimane con gli occhi chiusi, chi non vuole fare niente. Sante, quello pure lo stesso è un complice. Se noi sappiamo, la sapete che noi siamo la quarta potenza mondiale a produrre bombe. Le bombe che stanno colpendo nello Yemen sono anche nostre. Lo sapete che noi italiani abbiamo avuto la mente geniale di inventare le bombe giocattolo? Le bambole che nascondono le bombe all'interno, no? Le mine sono delle mine che... Sì, noi italiani abbiamo avuto l'idea di creare queste bombe giocattolo. E la cosa bella è che l'articolo 11 della Costituzione italiana dice che l'Italia ripudia la guerra. Volete vedere l'articolo 1? Faccio vedere, perché tanto io ho tante armi qua, ecco, queste sono le mie armi, tu spari, no? Quando, ecco, vedi, popolo, per levare, come si dice, per uscire fuori dall'oblio, dall'ignoranza, prendetevi questo libro, 10 euro costa e vi salva la vita, è una cosa bellissima. Mo volete vedere come vi faccio schifare di essere italiani? E mo vi faccio vedere subito, con un solo articolo. Che poi c'è gente che mi viene a dire a me, ma sai, Carmelo, tu non le capisci, infatti io non le capisco perché sono ignorante, ma quando poi io leggo questo e gli chiedo a lui la spiegazione, mi rimane con la bocca aperta, perché l'ignorante è anche, diciamo, un neurolesso che non riesce a rispondere, un secondo solo, ecco qua, articolo 11, udite, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ok? Ma io vi dico una cosa a voi. Perché noi paghiamo, adesso non so la cifra precisa, comunque oscilla dai 60 agli 80 milioni di euro al giorno. Al giorno! Ok? Alla NATO.
per essere in guerra. E poi spiegatemi come mai noi siamo la quarta potenza mondiale a livello di, cioè, la quarta potenza a produrre bombe armi. Noi. Cioè, ma se l'articolo... Ecco, qua mi diventa... Poi, come dicevano... Qua mi diventa un libro di fantascienza, ragazzi. Cioè, scusate, io non riesco a capire. Quindi io sono ignorante, è vero che sono ignorante, ma se me lo dite voi, se me lo dice la legge, qua la Costituzione della Repubblica Italiana, 139 articoli, che sembra di vivere nel paese dei balocchi, però poi mi guardo e sono in Italia, di qua. Ma in Italia, quindi, mi dovrei appellare a questi articoli. E poi sento non ci sono soldi per le scuole, non ci sono soldi, ci sono gente che sta, che vive con 300-400 euro al mese di pensione, poveretti, gente che non ha manco una lira, gente che non può mangiare, non abbiamo le strutture pubbliche, sono allo sfacelo totale, per non parlare dei servizi sanitari, per non parlare delle ASL, degli ospedali. E poi, cioè, capisci? Ma come mai escono dei soldi per una cosa illegale? Me ne assumo la responsabilità. Gli 80 milioni al giorno alla NATO sono illegali, però noi non diciamo niente. Il popolo, sempre, come dice un amico mio, a 90 gradi, perché evidentemente gli piace, ok? Però guardate questo libro, 10 euro, a me mi ha illuminato. Quindi dico, ma se questi sono veramente degli disgraziati, io a chi mi posso affidare? Allora mi affido a questo Cristo, a questi esseri che sono venuti veramente a insegnare la legge, il rispetto reciproco l'un per l'altro, la comunione. Quello che io non vedo da parte dei nostri amici dello Stato è quello che non vedo da parte dei nostri amici del Vaticano. Perché io mi giro e continuo a vedere gente che muore di fame, poi mi giro dalla parte loro e comincio a vedere: ragazzi, avete visto i telegiornali? Sono sempre lì che corrono, le videocamere che li prendono sempre che camminano avanti e dietro, avanti e dietro. Ma che cacchio fanno dalla mattina alla sera? Voi provate a tenere la televisione accesa ma con il muto. Mettete il muto, sì, perché altrimenti non riuscireste a sopportare, anche perché la negatività si espanderebbe tutto d'un tratto dentro le case vostre. Cercate di tenere tutto col muto e cercate di osservare questi mentecatti. Perché sono dei mentecatti, definiti animali, anche molto nobile, perché gli animali hanno, io ci vivo con gli animali e sono molto nobili, ma sono dei mentecatti, sono delle bestie, perché hanno a che fare, e sono loro le bestie che volevano cambiare la Costituzione italiana, ok? Non gli animali. Quindi vedete questi qua, mettete il muto, ok? E cominciate a vedere cosa fanno sempre avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro, ma non fanno mai niente per il popolo italiano. Anche Di Maio e Salvini, se voi vedete, hanno fatto dietro front, sia per quanto riguarda sui vaccini, sia per quanto riguarda, adesso non mi ricordo, anche quell'altra. Carmela, aiutami, Sante. Io lascerei la politica da parte. Sì, guarda, infatti la politica è una grande prostituta e non risolveranno i nostri problemi, anzi, li metterà, anche perché la politica è nata per dividere, cioè per, credetemi ragazzi, non è, quella non è politica. Questi sono persone che a noi ci vogliono soltanto tenere sotto scacco, perché bugie che vogliono fare le vici del paese, è bugia, altrimenti l'avrebbero già fatto. Ecco perché, anzi, volevano tenerci ancora di più sotto scacco, andandoci a cambiare gli articoli della Costituzione italiana, che però gli italiani sono andati a votare per non farla cambiare, ma non se lo sono andati a prendere un libro per vedere perché ce la volevano cambiare. Semplicissimo, perché ve la volevano cambiare? Perché il popolo, lo dice qua, volete vedere, mo pure come impazzite, mo ci divertiamo, raga, oggi è stata una puntata bellissima. Allora, articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E poi, udite, udite, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Allora, o questo è un libro di Collodi e della favola di Pinocchio, ok? Oppure è un libro vero, però ripeto, se queste leggi poi dopo non... Cioè, il popolo è sovrano. Qua, ragazzi, noi siamo
siamo noi cittadini che abbiamo tutti quanti pagliati. E poi non solo, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico. E invece questi cosa hanno fatto? Ci hanno ammazzato, ci hanno venduto a noi e tutti gli italiani, anche il 50% delle piccole e medie imprese e aziende sono fallite. Hanno dovuto, perché? Perché non abbiamo più niente. Prima noi che avevamo la lira, avevamo reddito per il popolo. Oggi che abbiamo l'euro, abbiamo debito per il popolo. Anche se noi diamo indietro tutta la carta che noi abbiamo, la ridiamo tutta indietro, rimarrà sempre il debito. Ok? Siamo ignoranti anche su questo. Noi non sappiamo nemmeno chi ci dà i soldi, come sono i soldi, di che cosa sono i soldi, perché, chi li fa. Non sappiamo nemmeno che sull'euro oggi c'è il copyright. Non sappiamo nemmeno che sull'euro c'è una firma M. Draghi, è un autografo. Non è legale, lo dice la legge. La firma deve essere estesa per essere legale, intera e per estesa. Carmelo, perché noi accettiamo una banconota che non è legale? Carmelo, scusami se ti interrompo. Sì, dimmi. Scusa. Io dedicherei proprio una puntata a tutte queste cose qua, perché poi sennò ci andiamo proprio a perdere. Sono cose bellissime che comunque sia ci risvegliano. Però avevamo promesso, insomma, di parlare anche di questi. Sì, andiamo avanti. Ti chiedo scusa, Sante, per questa piccola parentesi, però era dovuta, secondo me, perché assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Comunque, è una cosa dovuta, perché è l'analisi di quello che ci viene di quello che tu hai letto fino ad adesso, e comunque sia ci fa vedere che realmente è come ci hanno sempre detto questi esseri, tutto si è avverato e i dati che ci hai dato tu ce lo dimostrano assolutamente, quindi sono cose che quando sappiamo. Non sapete, ecco perché vi dico, quando non sapete un po', andatevi a fare le vostre ricerche, perché io per poter rispondere a questo signore qua, che non sapevo come rispondere, poi alla fine, facendo le mie ricerche, mi sono trovato con questa bella testata giornalistica, ok, del 63, ok, e me la sono bella ricopiata pari pari per la città. Quindi meglio di così, hai una prova e controprova in mano, meglio di così. Esatto. E una delle prove che adesso vi do è qui, continuiamo. Allora, praticamente stavamo parlando di come loro hanno aperto il mar, diciamo, quando sono passati gli israeliti. Ed è successa una cosa. Sfortunatamente gli egizi non si lasciarono spaventare e continuarono il loro inseguimento, venendosi così a trovare al centro dei raggi magnetici delle navi spaziali in piena operazione. E infatti spiegavano, la loro sorte non fu diversa da quella dei piloti di oggigiorno. Poi, non era intenzione dei Santini, cioè dei nostri avi, eliminare in tal modo gli egizi. Quello che avvenne fu una conseguenza proprio della loro colpa. Poi, secondo le note storiche, i nostri avi, ascoltate bene ragazzi, perché qua non sono per voi, si tormentarono con grandi rimossi e soffersero atroci crisi di coscienza, come accadde ai piloti che dovettero sganciare quelle sventurate bombe su Hiroshima. Quindi abbiamo una prova in più. Voi dovete sapere che i piloti che hanno sganciato le bombe su Hiroshima, visto che ne abbiamo parlato prima, si sono molto rammaricati, quindi si sono sentiti male, okay? Ma io ho un dato in più e non so se sia corretto o vero, però ho letto questo. Voi dovete sapere che, siccome quando hanno caricato questi aerei, che praticamente, se non mi sbaglio, si trovavano nella base di Roswell, i piloti che dovevano sganciare le bombe erano dei piloti che erano, tra virgolette, avevano avuto dei problemi a livello di legge, erano sotto corte marziale, sai, avevano avuto dei problemi, o chi non poteva più operare nell'ambito militare, no? Quindi, per poter essere riassunti nella loro mansione, li avevano ricattati dicendo che okay, fate questa missione e verrete ripresi, diciamo, in operativo. Ok? Perché hanno fatto questo? Perché vedete la mente umana dove arriva. Questi signori che gli hanno comandati a loro di buttare le bombe sapevano che anche loro, anche quando sarebbero tornati, non avrebbero vissuto abbastanza, perché le radiazioni che emanavano le bombe nucleari anche dentro l'aereo erano talmente tante. Poi parliamo degli anni 40-50, cioè noi che tecnologia avevamo per
per assorbire così le radiazioni. Non. Quindi vi lascio immaginare anche i piloti che brutta sorte hanno fatto. Dunque, beh, chi di spada perisce, poi c'è il karma, sapete tutte queste cose. Anche perché pur di salvare la loro vita o di essere riammessi, poi, ripeto, non è mai nel ripeto, io l'ho letto così, ma è sicuramente quasi sbagliato. Poi fatemi voi le vostre ricerche. Comunque, questi signori, dopo che hanno fatto, che hanno aiutato gli israeliti, dopo che sono passati anche le guardie egiziane, che poi si sono richiuse le acque, loro si sono molto rammaricati, sono stati male, hanno avuto delle crisi di coscienza, perché non volevano fare, perché il loro primo pensiero era: questi sicuramente si spaventano e non vanno dietro agli israeliti. Invece quelli che hanno fatto si sono buttati lo stesso dietro agli israeliti. Ma mentre passavano, diciamo, poi mentre loro camminavano, che aiutavano gli israeliti, poi le radiazioni finivano, no? Le acque si richiudevano e ahimè, le guardie egizie, insieme anche ai cavalli, sono stati tutti quanti messi male, diciamo, ecco. Potete andarla a vedere, ecco qua, Bibbia, Esodo 14, versetto 19-22. Allora, vedete come sta scritto sulla Bibbia. Allora l'angelo del Signore che precedette il campo di Israele si mosse ed andò alle loro spalle e con lui anche la colonna di nube. Lasciando il fronte, andò a Tergo, mettendosi tra il campo degli Egizi e quello degli Ebrei. Ma la nube da un lato oscura, dall'altro illuminava la tenebra notturna, in modo che per tutta la notte non potevano avvicinarsi l'uno agli altri. Ora, avendo Mosè stesa la sua mano sul mare, okay, il Signore fece che il mare si ritirasse, e facendo soffiare per tutta la notte un vento impetuoso e ardente, lo asciugò e l'acqua fu divisa. Vedete come stava scritto sulle scritture e vedete come l'hanno spiegato loro. I figli di Israele entrarono in mezzo al mare asciutto, mentre le acque stavano a guisa di muro alla loro destra e alla loro sinistra. Era già l'alba quando ecco il Signore guardato la colonna di fuoco e la nuvola del campo degli Egizi, li fece perire, fece rovesciare le ruote dei cocchi che erano trascinati nel profondo. Ecco, se avete la Bibbia alla mano potete andare a controllare. Quindi vedi come danno la spiegazione sante loro. Poi Esatto. dice una cosa importante, scusate: le navi spaziali volavano molto in alto perché dovevano irradiare una grande superficie marina. Esse hanno una certa dispersione di raggi, infatti vedete lo schizzo disegnato, vedete come vedete, non so se lo riuscite a vedere. Sì, Questo adesso. lo schizzo si riesce a vedere, Sante? Sì, ma l'ho messo io bene in vista. Ah, bravo, grazie Sante dell'aiuto, sì, sei un grande. Ecco, quindi, annotazione: l'ufologia dimostra oggi la piena esattezza di questi sensazionali messaggi. Non esiste un punto che li contraddica. Se la notte fu illuminata da una colonna di fuoco, si ha la conferma che la descrizione biblica corrisponde a quella dei fenomeni relativi agli UFO di oggi, ossia i dischi volanti, la cui azione illuminante ha la parvenza di un'aurora boreale. È molto evidente, però, la comunicazione medianica con interplanetari, la Terra come un velo. Notizie sugli UFO dimostrano che lo stesso fenomeno viene riscontrato nei luoghi sorvolati dei dischi volanti. Infatti, ad esempio, fu notato che auto posteggiate cambiavano colore. È vero, ragazzi, è vero, ci sono delle testimonianze su questo, anche su Focus l'hanno detta a quelle, come si chiamano quelle trasmissioni che fanno alieni, nuove Sì, rivelazioni, sì. queste cose qua. Non so se qualcuno di voi ha mai visto queste Sicuramente, no? trasmissioni. Molto seguita. Comunque, qui finisce la parte diciamo, del miracolo di Egitto. Ecco. Voi, se avete qualche domanda da fare, ragazzi, io sono a vostra disposizione. Se c'è qualcosa che non la capiamo, magari posso prendere la Bibbia. Ecco, prendo anche la Bibbia alla Guarda, mano io e ne possiamo fare qualsiasi cosa. approfitto, Carmen, ne approfitto che, per dire che chiunque voglia questi libri in forma gratuita ci scriva in privato sulla nostra pagina Progetto Coscienza Cosmica, che glieli manderemo in via PDF, poi uno se li può stampare, leggere, quel che vuole. Però il nostro Sì. compito, ripetiamolo, è quello di dare informazioni, poi ognuno si fa le sue ricerche.
Certo, soltanto informazioni, solo informazioni. Poi noi raccontiamo una storia, come dire, una favola, Sante, una favoletta, come una fiaba, perché tutto inizialmente può sembrare una fiaba, no? Ma come, no? Dalla gloria di Dio al turbine di fuoco, al vortice, no? Ti cominci a vedere la spiegazione del lupo che ti fa aprire le acque, già, no? Esatto, ma Cominci a spaventare. Carmelo, una domanda. Vabbè, poi da casa se volete scriveteci pure, io intanto ne approfitto. Questi esseri che guidavano queste astronavi, no, che hanno partecipato a questo grande evento, non lo chiamerei miracolo, della divisione delle acque. È possibile dire che siano, diciamo, dei soldati al servizio di altre sfere superiori che magari ordinano dei comandi o hanno dei progetti alle spalle e degli obiettivi? Beh, loro prendono ordini da Dio, questa è una cosa importante da sapere. E sono, io almeno a quanto ne so io, non è solo una razza di esseri che ci visita, ma sono più razze. E addirittura oggi so che a noi ci visitano proprio i nostri padri, ossia coloro che ci hanno creato. Perché anche sulla Bibbia c'è scritto, no? Che noi siamo stati creati a loro immagine e somiglianza, poi a sua immagine e somiglianza ci sono. Noi dobbiamo sapere una cosa: quanto vi è mai capitato di vedere un documentario dove ci sono una spedizione o dove bisogna andare, che so, con una nave, anche al Polo Nord, per dire, bisogna caricare la nave di viveri, di uomini, no? E bisogna fare questo lungo viaggio per arrivare, diciamo, sul posto, eventualmente per fare delle analisi o per preparare delle basi, una qualsiasi cosa, ok? Ecco, adesso noi la stiamo vedendo a livello terrestre, a livello piccolo, ma voi dovete sapere che anche loro sono delle persone che hanno queste astronavi che, come abbiamo spiegato, possono addirittura viverci tutta la vita. Da premettere che la vita di questi esseri non è come la nostra, che diciamo il corpo umano a livello biologico, se è mantenuto bene, può vivere anche 120 anni, ok? Questi, il margine minimo di vita che hanno è 1200 anni, cioè, per come, cioè, vivono in una maniera incredibile. Anche la vecchiaia non è come noi la conosciamo, è molto diversa. Quindi loro praticamente, quando si sentono pronti per il gran passo, per, diciamo, per questa evoluzione, ecco, loro sanno già magari eventualmente dove devono andare, ecco, c'è tutto, poi lì tutta un'altra. Un altro studio da fare, un'altra ricerca. Ma come dicevamo prima, anche loro hanno dei mezzi, anche loro preparano dei viveri, o si preparano i viveri, come abbiamo detto già qui, e anche loro, magari alcuni lasciano le famiglie per muoversi e per fare queste azioni benefiche, umanitarie, per andare a salvare dei pianeti di psicopatici, di questo ospedale di malati mentali come il nostro, no? Perché non è solo il nostro un pianeta di pazzi folli, esistono anche altri pianeti di pazzi folli, ma nell'universo, grazie a Dio, esistono delle leggi universali, esiste, ecco, una polis, una vera polis, per come noi, non è come la polizia che conosciamo noi, ma è la polis, ci sono questi esseri che controllano e che vigilano in modo tale che tutto sia, no? Tutto in equilibrio, tutto in armonia, perché se degli esseri pazzi e folli, criminali come noi, che hanno le bombe nucleari, ci venissero a invadere, la prima cosa che succederebbe è una guerra tra, no? Quindi soltanto le razze meritocratiche possono viaggiare nel cosmo, soltanto le razze che hanno fatto il gran salto, diciamo l'evoluzione, che si sono evolute, che praticamente hanno capito questo senso di comunione universale, di fratellanza cosmica. Mi sono spiegato, lo sai? Molto bene, molto bene. E a questo punto io ti chiedo ancora, ma questo Cristo cosa c'entra con questi esseri? E qua te dico pure io che sono rimasto scioccato. Perché io, addirittura, caro Sante, devi sapere una cosa: all'inizio di tutto questo, di tutta questa verità, no? Quando ho cominciato a vedere il mio UFO, che ho cominciato a fare le mie ricerche, addirittura,
il primo mese chiamai un mio amico al telefono, mi disse: Fabio, vieni qui, ti devo dire una cosa, sai, ma forse vedi che Dio non esiste, ero ignorante, lo sai che forse i dei, sai, anche le tribù quando dicevano i dei che guardavano sempre al cielo, oh, vuoi vedere che questi hanno scambiato Dio con questi esseri che magari sono... No, che soltanto perché sono più evoluti lo hanno chiamato Dio, dei, no? E già lì sono rimasto, no? Che lui mi rispose: Carmelo, ti stai sbagliando, disse. Tutto quello che è stato creato, tutto quello che tu vedi è stato creato da Dio. Quindi se esistono questi esseri, sicuramente li avrà creati anche Dio. Beh, che cosa vuoi che mi vada a scoprire in una mia ricerca? Un'intervista di Padre Pio, dove praticamente il cronista gli fa: Padre, ma lei crede ad altri esseri, ad altre forme di vita? E lui subito risponde: Padre Pio, e che cosa ti pensi tu? Che la potenza di Dio si può fermare solo a noi, no? Come una cosa soltanto noi, no? E poi disse il cronista: Vabbè, e secondo voi se esistono questi esseri, come sono? E ha detto una cosa importante: di sicuro non hanno creato il male come lo abbiamo creato noi. E questa è una cosa che mi ha fatto pensare. Quando poi dopo ho fatto le mie ricerche, sono andata, ecco, prima tu hai citato una cosa importante, non l'hai citato a caso, questo quadro che hai fatto vedere con, si vede praticamente la Madonna, se non mi sbaglio, penso sia la Vergine, Sì. con Gesù e Giovannino, poi dopo sullo sfondo si vede questo pastore con il cane. Ok? Che praticamente guarda così e si vede questo mezzo che spara anche dei raggi. Ok? Sai, mi sono trovato poi dopo con la pittura a fare indagini sulla pittura. Addirittura mi sono trovato su un quadro che parla della crocifissione, dove praticamente si vede Gesù crocifisso e queste navicelle spaziali che vengono praticamente sono. Cioè, ragazzi, quelli sono UFO, non è che... No? Quando ho fatto poi dopo le mie ricerche, sono venuto a scoprire che questi esseri, questi angeli, che poi sulla Bibbia vengono definiti angeli, cherubini, serafini, la parola serafini, se non mi sbaglio, è citata 2 volte sulla Bibbia. Quindi, questi esseri qui, loro si dichiarano come le legioni angeliche di Cristo. Poi, se noi andiamo a rileggere le scritture, andiamo a vedere che Cristo è risorto dopo 3 giorni, andiamo a leggere che Cristo è stato, come dice, è asceso al cielo, in carne e ossa, no? Quindi, poi ho fatto uno più uno, ho detto, oh, mannaggia pesci e rossi, mi devo ricredere, quindi se questi signori dicono di essere le legioni angeliche di Cristo, ossia si definiscono angeli ieri, extraterrestri oggi, no? Ragazzi, il primo a esserne rimasto sorpreso sono stato io, perché io devo dire la verità, sì, non all'inizio, non quando mi è passato questo globo da sopra la testa. Perché sì, sin da bambino vengo da una famiglia cattolica, sono stato battezzato, ho fatto la comunione, ma sono dogmi, sono, come si dice, sono tradizioni dogmali, ragazzi, cioè credetemi, sono infantili. Ecco, la religione per come noi la conosciamo, per come la conoscevo io, a me mi hanno insegnato che alcune volte si va in chiesa la domenica, e si va, quando muore una persona si va al funerale, si va a fare il mese, cioè sono cose sulla cresima, la prima confessione, ecco, è a livello dogmatico, ma di insegnamento non c'è stato niente a livello che praticamente mi abbia fatto elevare a livello spirituale. Come sono questi esseri elevatissimi a livello spirituale, cioè non ci pensano proprio. Ecco, loro piuttosto, pur di fare, se noi andiamo, vi spiego come un essere di questi, se voi andate da un essere di questo, che lo volete ammazzare, questo piuttosto si fa ammazzare, no? Pur di non torcervi un capello, pur di non, perché lui conosce bene la legge del karma e conosce bene quello che diceva Gesù, chi di spada ferisce, di spada ferisce. E soprattutto conoscono bene quelle parole che diceva anche Gesù quando diceva: se vi vengono a rubare la veste, voi dategli pure il mantello. Sante, poi se mi sbaglio, correggimi, ripeto,
se mi sbaglio, correggetemi, ragazzi, perché posso sbagliare. Vabbè, però quando uno se le inventa le cose, ma sono tutti dati visionabili da tutti, quindi no, non c'è bisogno. Quindi Gesù, Gesù c'è di mezzo, Gesù, perché loro dicono di essere le legioni angeliche di Cristo. E dovete sapere una cosa bella, ragazzi, noi lo chiamiamo Gesù perché questo essere bello di luce, questo essere cristico solare, questo Signore che noi chiamiamo Gesù Cristo, che poi là c'è tutta una spiegazione anche, ma è troppo complesso, okay? Questo Signore, loro, questi esseri, lo chiamano intelligenza cosmica. E poi vi dico un'altra cosa che vi deve fare schifare di essere esseri umani. Noi 2000 anni fa, quando è venuto Gesù, lo abbiamo messo in croce e lo abbiamo ammazzato, stando alla legge, cioè stando alle scritture, che poi dopo è risolto, va bene. 1000 anni dopo che noi abbiamo messo Gesù sulla croce, no? Di evoluzione abbiamo fatto men che meno, no? Ma la cosa grave, secondo sono venuto a sapere in base a delle ricerche bellissime, che 1000 anni dopo che è venuto da noi, Gesù, guarda qua, perché lui non ha visitato solo il nostro pianeta, ma ne ha visitati tanti, è andato anche su Venere. 1000 anni dopo è andato su Venere. I venusiani non lo hanno preso e messo sulla croce come abbiamo fatto noi. I venusiani lo hanno eletto unico re del pianeta. I venusiani, anche se sono più giovani di noi, hanno un'evoluzione, hanno una tecnologia avanzata di miliardi di anni più di noi, no? E soprattutto fanno i viaggi nel cosmo. Addirittura ci sono anche, cioè loro l'hanno eletto unico re del pianeta. Sapete cosa vuol dire? Che fanno una vita bellissima. Loro hanno fatto del loro pianeta veramente un bel villaggio vacanza, a differenza nostra, che non abbiamo, che non conosciamo le leggi, ok? È che ammazziamo il prossimo, ammazziamo il fratello, perché non, ecco, anche questo, l'immortalità. Noi siamo immortali, ragazzi, e questo non lo dico io, lo diceva Gesù. E mo vi dico una cosa bella che io l'altro giorno me la sono appuntata. Perché me la sono appuntata? Perché non voglio essere ignorante. Ma voi dovete sapere che dopo la morte di Gesù, per 300 anni la reincarnazione veniva insegnata. Poi dopo, un bel giorno, nel 304, un certo signor Costantino fece abolire la conoscenza scientifica della reincarnazione, che per 300 anni era una conoscenza banale del Vangelo. Quindi la reincarnazione, Gesù diciamo, l'ha insegnata, che magari non è specificata bene perché il Vangelo è da capire, però voglio dire, c'è un esempio semplicissimo. Allora, non so se vi ricordate voi il pezzo di Zaccaria. Okay, il sacerdote Zaccaria, okay? Che Zaccaria era un sacerdote, quello ufficiava addirittura nel tempio, quello ufficiava nel tempio, era proprio un sacerdote ebraico Zaccaria, ok? Allora, un giorno, da premettere che Zaccaria era vecchio e aveva la moglie sterile, ok? Annotatevi, perché Gesù non diceva stupidaggini, eh? Quindi quando mi dicono che la reincarnazione non esiste, no, ve la spiega da bene. Si presenta a Zaccaria l'arcangelo Gabriele, che era l'arcangelo Gabriele, sì, era Gabriele, ma dopo non mi racconto, sì, l'arcangelo Gabriele, sì, gli appare l'arcangelo Gabriele, che è un angelo un altro, e dice: Zaccaria, tu, tua moglie avrà un figlio, no? E gli devi dare il nome di Giovanni, che poi Zaccaria si mette a ridere. No, e lo prende in giro, che ne sapete voi? Lo prende in giro l'arcangelo Gabriele, si mette a... Infatti l'arcangelo Gabriele, che è un angelo di giustizia, dice: come ti permetti a prendermi in giro? Come ti permetti a non credere a quello che ti dico? Mo, per dispetto. E quello dice: ma come fai a dire che io devo avere un figlio? Che se io sono vecchio, mia moglie è vecchia e stai pure sterile, come facciamo? E quel, perché la potenza di Dio, Dio onnipotente, onnisciente, onnipresente, quindi non poteva proprio dire una cosa del genere. Ha detto una stronzata, ma che ne spiace. Quindi disse che l'arcangelo Gabriele: come ti permetti? Mo per punizione ti faccio rimanere muto 9 mesi, fin tanto che non cresce tuo, fin tanto che non nasce tuo figlio. E quando nascerà tuo figlio, gli devi dare il nome di Giovanni. In lui risiede lo spirito di Elia. Ma come faceva a stare lo spirito di Elia, che quello era morto 400 anni prima? Me lo spiegate? Non solo,
Andate a vedere, c'è un pezzo dell'Apocalisse bellissimo che diceva, che dice così, Giovanni dice, il pezzo quando si squarceranno i cieli, che tutti vedranno, che tutti lo vedranno. Lui dice, tutti lo vedranno, anche coloro che lo crocifissero. Ma scusa, io mo vi faccio una domanda a voi. O questo qua si era fatto quattro bottiglioni di vino prima di scrivere una cosa del genere, oppure la reincarnazione esiste e oggi anche quelli che lo trafissero lo dovranno vedere perché sono reincarnati. Poi, sante, se sto sbagliando, mi correggi. C'è poco da correggere, Carmelo. Queste sono sempre le mie piccole ricerchine che mi sono fatte. Quindi dovete sapere che per legge, è un po' come il vaccino, no? Per legge smette di saltellare il vaccino, ragazzi. Voi dovete sapere una cosa. Alla Lorenzin il vaccino smette di, diciamo, noi siamo, com'è che si chiama? Delle bombe batteriologiche, grazie al cacchio. Non è una vita che siamo bombe batteriologiche, ci servono, no? Anche per la flora intestinale. Sfido chiunque a non avere i batteri. Voglio vedere se poi dopo non andate a fare la cacca o non vi puzza il fiato o state messi male, ok? Bruciore di stomaco e quant'altro. Quindi, però, vai con 500 euro e smette di, il batterio smette di saltellare. Quindi non c'è più bisogno del Costantino nel 304. Questo si alza una mattina, come quel giorno che si alzò quella mattina scassato di diciamo di testa, fa Ratzinger che cambiò quel versetto del Vangelo, voleva cambiare quel verso del Vangelo, l'ha cambiato, non lo so adesso se ci è riuscito, qua o della Bibbia o del Vangelo, non mi ricordo dov'è che l'ha cambiato. Perché mi ero preso questo appunto, ma non me lo ricordo, anche la data. Beh, ma quello importante da sapere è questo, che lui disse, perché c'è scritto così, tutte di Dio sono le creature del mondo e dell'universo. Quello una mattina si alza, evidentemente aveva una forte emicrania, per non dire un'altra cosa, e dice, tutte di Dio sono le creature del mondo e della terra. Perché quello ha tolto universo? Perché se oggi tutti gli scienziati, tutti i più grandi ricercatori, tutte, cioè si sa che esiste, cioè, ma ragazzi, ma siamo l'unica come? No, tutti, anche un bambino di 4 anni oggi sa che esistono forme di vita ovunque, no? Poi basta vedere quando noi la sera guardiamo in cielo, tutte quelle puntine sono stelle, sono soli, ok? Sono stelle come le nostre, dove orbitano minimo 7, 8, 6, 5, 10 pianeti e dove se c'è un pianeta nella fascia abitabile, detta cosiddetta Riccio di Duro, lì state pur certi che la vita c'è, ragazzi. Come c'è la vita su Venere, come c'è la vita su Marte, e come se voi adesso direte questo è pazzo, si è fatto di qualche droga. No, c'è anche la vita nel Sole. Lo diceva anche Eugenio Siracusa. Voi dovete sapere che al centro del Sole c'è una temperatura mite di quasi sempre 33-35 gradi. Bene, lo sapevate questo? Quindi sono cose da impazzire. Quindi ci sono questi esseri solari che sono bellissimi. Sono, vabbè, poi c'è tutta una ricerca da fare. Comunque, posso garantirvi che ovunque c'è vita nell'universo, ovunque c'è vita. E una volta creato questo ego sum, questo essere, una volta creato l'ego sum, è immortale, non muore mai, può cambiare, può evolversi o involversi, se però quando si involve, cioè, anche se questo, cioè diciamo, può solo evolversi, però se questo essere sbaglia, mi correggo, non è che dice che muore, no, si dovrà rifare, si dovrà ripetere. Sempre le scuole, fin tanto che non arriverà all'evoluzione. Ecco, ve lo sto cercando di spiegare proprio terra a terra possibile per farvi capire. Ecco, ma anche se un essere tipo che so, un pazzoide criminale, ecco, come quel psicopatico di Totorina che adesso è passato a miglior vita e che sta facendo i conti sicuramente. Ecco, questo essere qua non potrà. Ecco, noi siamo di terza dimensione adesso, di regola, ecco, questo pianeta. O volete o non volete, dovrà fare il salto quantico, ossia dovrà passare dalla terza alla quarta dimensione. Quindi, se passa il pianeta dalla terza alla quarta, dobbiamo passare anche per causa di forza maggiore, anche noi, giusto? Quindi dobbiamo arrivare abbastanza evoluti a un passo del genere, ok?
un pazzoide come Nina è chiaro che non si è evoluto e che non si è, diciamo, non si è, ma dovrà ripetere, poi là deciderà Dio, credo che in base a tutte le, poi io non lo so, non sono io Dio, no? Ma credo che in base alle malefatte che ha fatto, dovrà ripetere, no? Anche in pianeti meno evoluti di questo, diciamo, io dico proprio addirittura anche di più di meno di zero, secondo me, quindi ai tempi della Pietra. E credo che sia anche giusto che un essere del genere, dopo che abbia fatto tante cose senza che abbia avuto pentimento, no? Altrimenti non sarebbe, cioè non sarebbe nemmeno giustiziere poi questo Dio, perché questo Dio non è buono, è giustiziere, ok? È matematicamente giustiziere, ok? Quindi se abbiamo fatto degli sbagli, lui dice vi pentite, ok, vi perdono, però se noi abbiamo fatto degli sbagli e non ci pentiamo, è normale che bisogna rifare questo, tutto questo lavoro e tutta questa ripetizione, perché l'ego sum è immortale. Noi quando perdiamo la materia che ci serve per poter fare lezione, perché noi soltanto con la materia possiamo capire il dolore, la fame, il freddo, il caldo, la sete. Avete mai provato a rimanere senza acqua? Avete mai provato a rimanere senza mangiare? Avete mai provato, ecco, i dolori? Vi si è mai spezzato un ossicino? Avete avuto mai un'unghia incarnita? Vi è caduto mai un dente che non volevate che cadesse? Ecco, queste cose le devi provare con la materia, perché quando noi non abbiamo la materia è normale, ti senti bello, sei forte, sei come sei un essere, diciamo, di luce, sei un essere bellissimo, quindi sei grande 6 volte questa stanza, no? Perché poi noi siamo un campo energetico bellissimo. È normale, vedi senza occhi, vedi, ascolti senza orecchie e puoi fare quello che vuoi senza un corpo materiale. È bellissimo perché esiste una materia e un'antimateria. Ricordatevi. Ah, bellissimo questo esempio, che bella lì. Anche se esiste un falso, esiste sempre un vero. Sempre. Se dicono no, questo è falso, ok, allora esiste un vero. Se hanno creato il falso, esiste un vero. Un esempio su tutti, i cerchi nel grano. Hanno detto che sono falsi, hanno creato i falsi, sono veri. Sono veri e sono tutti, come si dice, in geometria, in geometria sacra, quindi potete, ecco, poi invito chiunque se volete a fare una ricerca in più su questo, perché lì anche ci hanno bazzicato molto, ragazzi, addirittura ci sono state squadre di persone tipo il Blue Book, no? Che hanno Esatto. voluto fare queste disinformazioni, hanno voluto far credere che erano tutti, diciamo, creati dall'uomo, ma è bugia, Guarda, ragazzi. Carmelo, ne approfitto per dire che ancora non te l'ho detto neanche a te, che ho contattato Gary King, sai, no? Uno dei migliori esperti sul campo dei crop circles. E riusciremo ad avere un'intervista da lui, lo avremo in diretta, quindi poi Sarà approfondiremo bellissimo. questo discorso con lui. E niente, vabbè, poi oltre a questo avremo anche adesso sicuramente la prossima settimana come ospite, non so se la conosci Carmelo, si chiama Claudia Capeza Garcia, è una skywatcher cilena, ha dei filmati bellissimi ed incredibili. Lei vede queste astronavi fin da piccola, è una storia molto bella che ci racconterà. Sì. Quindi, boh, Carmelo, guarda, io ti ringrazio comunque per averci dedicato queste 2 ore bellissime, traspare davvero da quello che ci dici, tutta la cultura che hai, ce l'hai dimostrato, io te ne sono grato, insomma, per rendercene partecipe, perché un conto, sai, è prendersi il libro e leggerselo, un conto è qualcuno che ti dà la pappa già pronta, e anche, sai, purtroppo siamo così, in un tempo in cui dobbiamo sempre correre, abbiamo bisogno di gente come te. È vero. Beh, la prossima volta, se volete, vi posso
Vi posso dare, siccome prima abbiamo parlato della terza, scusate, della terra cava, vi posso dare una chicca. Guardate, a me un giorno un'amica mia, praticamente una sorella di Bari che si chiama Maria e che adesso saluto anche, ciao Maria, praticamente questa ragazza qua un giorno, praticamente è lei che mi ha spinto a farmi fare questa indagine su un bellissimo libro che si chiama Alla scoperta della terra cava. Beh ragazzi, lì c'è un pezzo su questo libro che se volete lo possiamo leggere, è proprio giusto una pagina, 2 pagine, di questo comandante che si è trovato a tu per tu con questi esseri, dentro diciamo, lo hanno portato diciamo, sotto a questa città, la Bellissimo. chiamano la città dorata. Io Carmelo, se sei d'accordo, dedichiamo proprio una serie poi di appuntamenti anche per questo libro. Che Certo, così. perché addirittura c'è anche scritta la storia di Ettore Majorana, racchiusa in poche righe, ma vi spiega per tutto, per filo e per segno, tutte le chiacchiere che abbiamo detto in massimedia, mentre la verità è per filo e per segno là. Fantastico. Carmelo, io ti ringrazio, sarei qui con te delle ore. Guarda, siamo Io ringrazio stati. voi ragazzi, grazie veramente, veramente vi ringrazio da voi col cuore perché per me stare insieme a voi pure è fantastico. Sante, grazie dell'opportunità che mi dai. E Grazie soprattutto voglio ringraziare i nostri ascoltatori. Ragazzi, io non ci credevo che la prima volta, guardate, pure ne parlavo con Sante, pensavo che avremmo fatto al massimo 100 visualizzazioni, 70, 80 in diretta. E invece eravamo veramente tantissimi. L'altra volta in più il nostro video ha avuto circa, non so, fino a ieri, sì, fino a te. Più all'altra di sera mille, erano più di sette, mille. più di sette, più quasi 800 Ah, visualizzazioni. ieri sì. E veramente vi ringrazio col cuore, vuol dire che ci seguite e questo mi fa veramente tanto piacere. Grazie ragazzi, veramente grazie a tutti. Grazie a te Grazie. Carmelo. Io se permetti, innanzitutto ripeto l'invito che chi voglia ricevere questi libri mi manda una mail sulla pagina Progetto Coscienza Cosmica e ve li mando in maniera gratuita. Poi se ci sono altre domande o che altro potete scrivere appunto sempre sulla pagina ma anche direttamente a te, no? Ti possono trovare come Certo, potete Carmelo. scrivere a me, addirittura potete fare anche domande, c'è anche su YouTube, ho visto che c'è il canale YouTube Progetto, diciamo, Coscienza Coscienza Cosmica. Cosmica, dove potete fare anche le domande sotto al video, potete vedere il video e potete fare poi dopo le vostre domande lì e vi rispondiamo anche lì. Esatto. Ok, Anche qui abbiamo anche YouTube, possiamo sfruttarlo. sotto questo video, ma chi preferisce contattarti in privato, diciamo che per cercarti devono cliccare Carmelo Papalino, giusto? Sì, Carmelo Ok. Papalino e mi trovate anche su Facebook. Carmelo, io ti ringrazio ancora. Allora, poi ci sentiamo per organizzare un altro appuntamento ancora più bello. Sì. E niente, questo qua. Ok. Va bene. Dai. Allora, buon proseguimento di serata a tutti, ragazzi. Buon venerdì sera, divertitevi. Grazie a te, un abbraccio cosmico, direi. Un abbraccio cosmico a tutti, mi raccomando. Ciao. Studiate, studiate. Lo faremo sicuramente. Ciao Carmelo. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, grazie. Buonasera. Buonasera. Ciao, ragazzi.